Visto che EA non ha pensato di creare dei motel in cui i nostri sim possano massimizzare l'abilità di romance, in questo video ci ho pensato io. Allora, nell'ultimo trailer di The Sims 4 Colpo di Fulmine abbiamo avuto la conferma che i motel esistono in The Sims 4, ma solo in loophole. Cosa significa? Che i Sims entrano e scompaiono. Passano del tempo all'interno, ma noi non entriamo con loro. Un po' come il luogo di competizione per i cavalli. O anche semplicemente Sims che vanno a scuola, Sims che vanno al lavoro, in modalità non attiva. Insomma, una gran rottura. Quindi, visto che EA non ci ho pensato, ci penso io. Ho costruito due hotel, perfetto per tutti i Sims che si sentono un po' frisky. E ne ho creati di due tipi diversi. Si sa che il budget conta, soprattutto se non si vuole o non si può utilizzare il trucco Motherlode, famosissimo trucco Motherlode. Quindi una prima versione sarà in versione motel, cheap, quelli che vediamo nei telefilm americani, localizzato ovviamente nel quartiere di Evergreen Harbor, quindi il quartiere mal ridotto per eccellenza. Allora, qui in modalità Spill Built inizio la costruzione. Sarà una struttura a due piani con il classico parcheggio all'esterno. Ho deciso di dividere il lotto in 6 sottolotti e sarà in modalità locazione, ossia ogni camera slash appartamento sarà tecnicamente dato in affitto per un tot di giorni. Ecco appunto, qui dopo aver diviso tutte le stanze, decoriamo un po' l'esterno, quindi con questa arcata, le scale, il parcheggio come dicevamo prima, con 6 posti auto per il momento e chiaramente finestre e porte. E per la carta da parati in realtà ho fatto un po' di prove e questa mi sembrava quella più americana. Poi ho inserito un po', come vedete, delle piante, rampicanti varie. Tutto in condizioni pessime e una fontana piena di alghe. E qui vedete la suddivisione degli appartamenti. Ed eccolo qui, concluso dopo ben 3 ore di lavoro. Man mano che costruivo mi sono anche resa conto che volevo dedicare uno spazio di buon ufficio all'ufficio del proprietario, ossia il sim malefico, che incasserà il dinero e che non avrà nessun tipo di considerazione per lo stato degli appartamenti. Quindi ho realizzato 4 appartamenti con 2 bagni condivisi. Alcuni appartamenti avranno la cucina, o meglio una zona con frigo e microonde, e invece i Sims più ricchi, lol, potranno permettersi anche un mini appartamento con un bagno privato. Wow! Ragnatele? Ce l'ho! Spazzatura? Ce l'ho! Arredamento super scomodo? Ce l'ho! Macchie bizzarre ovunque? Ce l'ho! Vi ho presentato il motel a 0 stelle, ossia per i Sims senza simoleons ma con una gran voglia di massimizzare l'abilità di romance. Sì. Ora motel numero 2. No, ma che dico? Non è un motel, è un hotel, l'hotel degli hotel, il lusso degli hotel. Signore e signori, l'hotel dove Judith Ward e Nancy Landgraf potrebbero essere CEO, se non ospiti fisse. L'hotel a 5 stelle, situato in Delsol Valley, quindi è perfetto per le celebrità multimilionarie. Anche qui iniziamo con uno speed build da ben 6 ore di lavoro. L'idea di partenza era di realizzare degli appartamenti e di avere anche una suite privata indipendente, chiaramente il tutto a 2 piani come minimo. Ora, chiaramente non si può non definire un hotel a 5 stelle se non ha almeno la piscina nel giardino, giusto? E infatti eccola qui con la piattaforma rialzata e le scale in marmo, cioè figuratevi.
l'ingresso con le varie porte, anche la porta che dà alla parte retrostante, e inizio qui una suddivisione degli appartamenti nei vari vani. Quanto alla carta da parati, per l'esterno vedete che ho optato per delle cose un po' oro, proprio a farla proprio al 100% tamarra. È immancabile anche il tappeto rosso all'ingresso, giusto? Poi per renderla ancora di più materiale da Del Sol Valley, immancabili anche le palme, anche ci sono anche nello sfondo, quindi riprendono un po' lo stile proprio del quartiere, sono in linea, ecco. E sempre a livello di landscaping poi troviamo vari cespugli colorati sia nella parte frontale che nel giardino, di varie dimensioni, ecco. E per l'ingresso nello specifico vediamo queste aiuole con dei fiori bianchi molto eleganti, devo dire. Recentiamo tutte le aiuole e inseriamo anche dei fiorellini come se fosse un bel prato colorato vicino a tutte le palme. Ci aggiungiamo poi dei dettagli alla piscina con le imperdibili cascate lussuose di Rifugio Riviera, e aggiungiamo delle decorazioni anche ad una fontana laterale. Ed eccolo qui il nostro hotel per i ricconi, che sia motherlode, ossia ereditario, poco importa. L'accesso allo stesso prevede addirittura una selezione. Nessun sim sotto le 3 stelle di fama è invitato. E siamo stati anche buoni, disse Judith Ward. Dopo essere passati dalla reception, vediamo un primo appartamento con camera da letto, soggiorno, cucina e bagno. Un secondo appartamento con camera da letto, bagno, soggiorno e addirittura le terme. Al primo piano abbiamo un altro appartamento con solo camera da letto e bagno, ma con una bella selezione di libri. E dall'altro lato abbiamo questo open space con camera da letto, cucina, un bagno ovviamente e anche un balcone. Quella che doveva essere inizialmente una suite indipendente e si è stata trasformata in uno spazio zen con vasche idromassaggio e sauna, ossia due posti ai più noti come location di Fiki Fiki. Dopo aver concluso la build mi sono resa conto di non aver incluso nessuna palestra, cosa che è abbastanza comune negli hotel a 5 stelle. Ma poi ho pensato, dopo tutto quel Fiki Fiki, solo la versione ricca di Don Lotario avrebbe le forze di andare in palestra. Grazie per aver guardato il video e alla prossima, bella gente!